Allora, prima di iniziare, oggi parleremo di video virali, di mobile, di Vine, Instagram, eccetera, eccetera. Chi di voi conosce i buzzing? Così non vi spiego la... Mi sa che ve la devo spiegare. Qualcuno lo conosce? Ok. Allora, noi, i buzzing è una società specializzata in pubblicità video online. In realtà noi abbiamo poi una divisione che si chiama i buzzing social, che è quella che fa, aiuta i video dei brand a diventare virali. Avete presente quei video con 200 milioni di visualizzazioni su YouTube? In molti di quelli c'è i buzzing dietro. Oggi non parlerò io da solo, ma ci sono qua, si stanno nascondendo, Francesca e Jacopo. Francesca è la nostra responsabile della parte social, cioè proprio di quella che aiuta spesso questi video a diventare virali. E invece Jacopo è la persona che è esperta di mobile e quindi vi spiegherà alcune novità che ci sono per quanto riguarda la pubblicità video mobile. Però prima di iniziare con la presentazione, vi voglio far vedere un piccolo video che adesso metterò. Eccolo qua, me lo fai partire tanto per piacere. Guardate un attimo questo video, non so, forse qualcuno di voi l'avrà già visto. Se non va lo puoi prendere anche dal folder. Il video ancora non parte, ma neanche ve lo voglio spiegare per non rovinare la sorpresa. Ma questo video che vi faccio vedere è un video molto particolare. Whoa, that's a Guardatelo, full rainbow, all the way. Double rainbow, oh my god. It's a double rainbow all the way. Whoa, that's so intense. Whoa, man. Oh my god, oh my allora, questo signore che god! Oh diciamo sta facendo tutto, forse tranne che vedere due arcobaleni, sembra più che ha abusato di qualcosa. In realtà è un signore che vive nel parco di Yellowstone, negli Stati Uniti, e ha pensato bene di fare questo video in cui se la canta e se la ride perché vede due arcobaleni. Ora, capirete bene che questo non è un video pazzesco, cioè un video che ci fa sorridere, ma non è proprio uno di quei video che dice il video dell'anno. Però se andiamo su YouTube, e vi faccio vedere adesso questo video, quante volte è stato visto su YouTube, questo video è stato visto circa, adesso scoprirete il numero che è impressionante, circa 32 milioni di volte, se non sbaglio, 39 milioni di volte su YouTube. Com'è possibile che un video come quello, 39 milioni di persone sane di mente hanno deciso di guardarlo su YouTube. Questo video, il motivo per cui vi faccio vedere questo video, è per spiegarvi il motto di buzzing e una delle tre cose che vogliamo spiegarvi oggi. La prima è content is king, distribution is queen. Cioè, tutti pensano che un video diventa virale perché è fico, perché la creatività del video è fica. Noi sono anni, ormai il buzzing esiste da 7 anni, che diciamo che invece è la distribution, cioè le tecniche per distribuire un video che lo fanno diventare fico. E infatti, adesso vi faccio vedere una cosa. Questo è l'andamento delle views su YouTube di quel video. Vedete, altalenante, però comunque è un trend di un video che cresce, no? Questo è il signore, tra l'altro, che ha fatto il video di prima. Si chiama Yosemite Bear, cioè Orso di Yosemite. Ma se andate a vedere i dati su YouTube, come vedete il video è stato uploadato e non se l'è fidato nessuno per mesi, 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 mesi. Poi un particolare giorno è successo qualcosa. Vedete che ha avuto il botto di visualizzazioni in un preciso giorno? Quel giorno è successo che un signore che si chiama Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, che è una sorta di fiorello però americano con milioni e milioni di follower, ha pensato bene di fare un tweet nel quale ha scritto: "Sto per andare in bagno, ma non ce la faccio più dalle risate perché ho visto una delle cose più stupide e più divertenti che abbia mai visto", e ha postato il link di quel video. Il fatto che Jimmy Kimmel, che ha milioni e milioni di follower, ha detto alla sua user base di guardare, li ha invitati a guardare quel video, ha creato una massa critica di persone che da un momento all'altro, incuriositi, hanno cliccato e hanno guardato il video. Questo è quello che noi diciamo quando parliamo di content is king, distribution is queen. Il content è importante, ma se tu hai una distribution, in questo caso Jimmy Kimmel, che ti aiuta a spingere il video, va da sé che è là che diventa virale. Che cosa quindi abbiamo fatto? Abbiamo analizzato 7.000 campagne che noi abbiamo fatto nel corso di questi anni per i brand più famosi del mondo, per riuscire a capire con la nostra tecnologia quali sono i segreti per far diventare un video virale. Quello che farò io oggi è vi spiegherò le 10 comandamenti che riguardano il contenuto per far diventare un video virale.
Inviterò Francesca a raccontarvi quali sono poi i trucchi per far diventare un video virale in termini di contenuto nelle nuove piattaforme che sono Vine e Instagram. E poi chiuderemo con Jacopo, che invece sarà la nostra regina. Anche se non sembra tanto una regina. Ma insomma, la nostra distribution. E vi spiegherà come si fa a distribuire un video. Prima di iniziare con le 10 regole, però volevo farvi capire una cosa. A noi di Buzzi, ma anche a voi se lavorate per un brand, per un'agenzia, siete dei freelance, eccetera, eccetera. Far avere tante views a un video come quello non ve ne dovrebbe assolutamente fregare, perché quello è un video virale. Se io faccio al mio gattino leccare lo schermo del computer, probabilmente diventerà virale, ma non aiuta a vendere nessun prodotto. Noi di Buzzi non lavoriamo con questi video, ma lavoriamo con dei video che sfruttano le caratteristiche di video virale, ma per promuovere dei brand. Si chiamano branded content i video con cui noi lavoriamo, e vi facciamo vedere la nostra ultima campagna che forse avrete visto. Chi di voi aveva visto già questo video? Ok, il motivo per cui voi avete visto questo video è perché esistono società come i Buzzing che aiutano i video di questi brand a diventare virali. Quando dico è stata la nostra ultima campagna, non sto dicendo che noi abbiamo fatto la creatività. Noi non facciamo creatività. Noi siamo i geek, i smanettoni che aiutano quel video a fare quelle 70-80 milioni di visualizzazioni su YouTube. Oggi però facciamo una cosa diversa dal solito, cioè oggi noi vi raccontiamo come si fa a fare una creatività che spacchi su YouTube. Come facciamo noi a saperlo se non siamo creativi? Ci aiutano i computer, perché analizzando l'andamento di 7.000 campagne che abbiamo fatto negli ultimi anni, siamo riusciti a identificare quello che con un termine un po' geek si chiama pattern, cioè quali sono le caratteristiche che devono avere un video per aumentare la possibilità di diventare virali. Attenzione, queste 10 regole da solo non bastano. Cioè, se non c'è poi qualcuno che quel video lo spinge, quindi il Jacopo di turno, la nostra regina, esatto, il video non può diventare virale. Parliamo un attimo allora delle 10 regole. Io vi propongo una sfida, se ci state. Vi racconto brevemente le 10 regole, vi faccio vedere dei video e il primo che azzecca la prima regola si becca un premio che c'ha Antonella, la nostra responsabile PR, qua. Ce l'hai il premio tu? Il premio Antonella. No, scherzo. Vai. Ok, iniziamo con la prima regola, tell a great story. Questa mi sembra una regola anche abbastanza banale. Cioè, se io devo fare un video, devo, per riuscire a farlo diventare virale, deve essere un video che in qualche modo, un video soprattutto di un brand, che racconti una storia. Sembra facile, come faccio a fare un video che racconti una storia? Innanzitutto, se c'è un prodotto all'interno del video, ci deve essere quello che noi chiamiamo uno smart product placement. Avete visto quel video di Evian? Avete visto che il prodotto si vedeva soltanto alla fine? Normalmente negli spot TV il prodotto è centrale. In 15-30 secondi devo raccontare la storia del prodotto e lo faccio vedere subito. Nei video che diventano virali, salvo rari casi, il prodotto non ha il front seat, non è seduto alla guida dell'auto, è sul sedile passeggeri, è dietro. Regola numero 2. Posso anche usare questo, è vero. Kick off with a bang. Se voi guardate un video, le persone si dividono in due categorie. Pensateci bene, anche voi stessi. Di solito le persone si dividono appunto in due categorie perché o guardate i primi 5 secondi del video, vi rompete le scatole e lo lasciate, oppure passati i primi 5 secondi lo guarderete fino alla fine perché siete incuriositi. Allora, se voi siete dei creativi e dovete creare un video, il primo consiglio che noi vi diamo è: metti un gancio creativo nei primi 5 secondi, qualcosa che attiri l'attenzione della persona
nei primi 5 secondi in modo da non fargli abbandonare il video. Poi, giustamente, i creativi a Cannes, quando abbiamo presentato questa cosa diversi anni fa, prima erano le 7 regole d'oro, adesso l'abbiamo trasformata nei 10 comandamenti perché abbiamo scoperto altre cose, ci dicevano: ok, io metto una cosa di creativo nei primi 5 secondi, ma poi come faccio a tenere l'attenzione viva per tutta la durata del video? Bisogna usare una cosa che si chiama, noi chiamiamo emotional roller coaster. Non ce la siamo inventata noi, ma se l'è inventata Aristotele più di 2000 anni fa. Che cos'è? È una tecnica di narrazione in cui si passa in un'altalena di emozioni. Noi diciamo make them happy and make them sad. Cioè, in questa altalena di emozioni si crea una sorta di legame con l'utente, per cui l'utente rimane incuriosito e vuole vedere come va a finire il video. Lo scoprirete dopo con alcuni esempi che vi faccio vedere. Per farlo si può buttare, tra virgolette, all'interno del video una sorpresa. Cosa importante, surprise but don't shock. Un tempo si usavano dei video scioccanti, oggi i video vengono condivisi principalmente su Facebook. Io lo condivido perché voglio fare il figo e voglio che la gente associ il fatto che quel video è figo a me, e se il video è scioccante, di figo c'è veramente poco. Quindi nell'usare la sorpresa bisogna fare molta attenzione a non scioccare. Questa è la regola su cui poi dopo entrerà in gioco Francesca. Forget about the 30 second rule. Per chi di voi lavora in pubblicità sa benissimo che gli spot televisivi sono standard, o 15 o 30 secondi. Noi siamo andati per anni, abbiamo scritto pure un libro su questo, per spiegare che 30 secondi non sono sufficienti per raccontare una bella storia. Se vedete qua dentro, in realtà i video più virali del 2013 erano in media di 3 minuti di lunghezza. Oggi con Francesca scoprirete che questa cosa che dicevamo fino all'altro ieri, oggi non è più vera, perché con Vine e Instagram sul mobile si stanno dilagando formati video che sono molto brevi, 6 secondi per Vine, 15 secondi per Instagram. Quindi come si fa? Se vi ho appena detto che i video devono essere più lunghi di 30 secondi, come si fa a usare Vine e Instagram dove il video invece è 6 secondi? Questo ce lo spiegherà Francesca. La mettiamo sempre, c'ha diversi ovviamente significati, ma nel caso specifico, sights does matter. Il motivo per cui vedete quelle mega affissioni sui palazzi è perché i video in generale, perché il cervello umano tende a ricordare in termini di branding e quindi di brand uplift il fatto di vedere qualcosa che si è sviluppato molto grande. Questo significa che quando fai un video, se il tuo obiettivo è fare brand uplift, il formato per il video che devi proporre deve essere un formato il più possibile a tutto schermo, di grandi dimensioni, perché il ricordo del brand è molto molto più importante in quel caso. E poi give your audience a role. Questo non è possibile farlo in tutti i video, ma adesso si stanno diffondendo una categoria di video, ne vedremo alcuni che si chiamano prank, le cosiddette vecchie famose candid camera, gli scherzi, dove viene preso un ignaro passante, gli viene fatto qualche scherzo e poi viene messo su YouTube. Quei video funzionano perché in realtà le persone che li guardano si immedesimano e quindi hanno una sorta di ruolo all'interno del video stesso. E questo è un altro trick che può essere usato. Dopodiché, io ho parlato fino adesso di regole per quanto riguarda il content, adesso parliamo di tre regole segrete per la distribuzione. Queste sono regole che applicate, prima qualcuno me lo chiedeva, danno la possibilità a qualsiasi video, se utilizzate bene, di diventare virale. Questa è ovvia. Engage the tastemakers, cioè quando distribuisci un video dovresti cercare di distribuirlo a degli influencer. Pensate al video prima che è andato poi a Jimmy Kimmel, ok? È ovvio che se un influencer retweet il tuo video avrai una grossa copertura mediatica e quindi avrai più possibilità di diventare virale. Ma questo è un approccio che noi chiamiamo post and pray, cioè nel senso devi avere fortuna che qualcuno retweeti il tuo video. Allora che puoi fare? Più utilizzare delle piattaforme che amplificano il messaggio, una tecnica che si chiama seeding, che è quella che per esempio utilizziamo a volte noi, per cui distribuiamo non a uno o due influencer, ma a 10.000, 20.000 blogger, sviluppatori di giochi Facebook, eccetera, il video in anteprima per fargli raggiungere quella massa critica. Se non lo vuoi fare tramite una piattaforma, lo puoi anche fare manualmente, ovviamente è più complesso e ci vuole più tempo. Le prime 24 ore di vita di un video sono cruciali. Cioè, nel momento in cui mettete il video su YouTube, YouTube ha un algoritmo per il quale guarda il numero di views che vengono generate nelle prime 24 ore. Se supera un certo punto che noi chiamiamo tipping point, che dovrebbe essere segreto, ma noi più o meno l'abbiamo determinato per ogni nazione, YouTube dice: ammazza, figo questo video, e lo ripropone nella home page di YouTube come video suggeriti, video popolari.
La domanda è: come faccio a raggiungere il tipping point? Cioè, come faccio a far fare a quel video tutte quelle views nelle prime 24 ore? O lo puoi fare utilizzando il seeding o con società come i Buzzing, oppure ci vuole in quel caso un pizzico di fortuna. E questo è quello che vi dimostra quello che vi ho appena detto. Se andate negli insight di quasi tutti i video virali, vedete che nelle prime 24 ore c'è stato di solito il boom. E poi questa era la nostra regola segreta, che invece adesso ormai abbiamo confessato a tutti. Di solito la presentazione finiva con la regola numero 7 o la numero 9 e poi chiedevamo al pubblico qual era la regola segreta. La musica è una delle componenti fondamentali. Di tutti i video che vedremo, oggi ne vedremo diversi, scoprirete che la musica è un elemento fondamentale, perché aumenta di moltissimo il brand recall, molte persone risentono, rivedono il video perché sono intrigate dalla musica, eccetera, eccetera. Adesso, se ci state, facciamo una piccola sfida. Io vi metto qua le 10 regole, se ci riesco, eccole qua. Queste sono le 10 regole, ok? Adesso, se ci state, vi faccio vedere qualche video. E il primo che alza la mano e mi dice una di queste 10 regole si becca uno dei nostri premi. Se ce l'abbiamo, spero. Vi mandiamo un libro. Vabbè, vi mandiamo un libro perché premi non ce l'abbiamo. Allora, mettiamo il primo. Metti, chi sa già perché vedo facce conosciute, non alzate la mano. Allora, mettiamo innanzitutto Carlsberg Stunt. Mi dovete dire una delle 10 regole. Se avete partecipato a uno dei nostri workshop, eccetera, già, non barate perché di sicuro già la sapete. Mi dite regola ad capocchiam, come si direbbe a Napoli, ditemi una delle nostre 10. Questo video ha vinto a Cannes 2 anni fa di un'agenzia belga, il cliente è Carlsberg, come vedete, delle nostre campagne. Allora, che mi dice al volo la regola? Eccolo lui! Vai, dimmi! Non ho capito. Audience partecipe? Cioè? Sicuramente sì, però mi sono dimenticato di dirvi una cosa fondamentale, che adesso vi smonta. Cioè, non solo mi dovete dire la regola, ma mi dovete dire la prima regola che viene usata. Cioè, ne sono usate più di una in questo video. Mi dovete dire la prima in sequenza che viene usata. Cioè, io ve ne ho spiegate 10, di quelle 10 qual è la prima che viene usata secondo voi? 10. No, quella era l'ultima. Come ti chiami tu? Romina, dimmi tu che volevi alzare la mano, avevi detto. Emotional roller coaster. Brava, c'è l'emotional roller coaster perché non sai mai se questi li menano a questi o no. Ma rimetti il video. Rimetti un attimo il video. Guardate qua, io che vi ho detto qual è una regola fondamentale a parte tell a great story, la seconda qual è? Kick off with a bang. Deve succedere qualcosa nei primi 5 secondi. Guardate là, nei primi 5 secondi. 3, 4, 5, 148 bad boys. Ma tutti vogliono sapere che fanno 148 bad boys. Giusto. Ok, questa non l'avete azzeccata. Andiamo avanti. Ma secondo me la seconda l'ha azzeccata. Andiamo su Sochi. Vi ho fatto divertire, adesso vi faccio un po' intristire. Cioè, c'è qualche mamma nel pubblico? Chi è mamma nel pubblico? Matematico piangono. Sì. È scientificamente provato, di solito ai nostri workshop qualche mamma piange sempre. Ciao. Che vedete voi?
sta piangendo qualche mamma? Proud sponsor of Moms. Purtroppo qua ci sarebbe tantissimo da parlare. Questo video, qual è la regola che usate in questo video? Emotional roller coaster, bravissimi. Questo video utilizza un bug del vostro cervello, anche del mio cervello, che è stato studiato da più di 60 anni. Utilizza una regola che si chiama The Hero's Journey, che viene utilizzata dai più grandi produttori di Hollywood, dai più grandi scrittori, e via dicendo, di cui non vi dico niente perché non c'è tempo, ma che se vi interessa andate a cercare e scoprirete perché vi piace Pretty Woman, perché vi piacciono questo tipo di video, perché vi piace Matrix e via dicendo. Ora faccio l'ultimo video e poi faccio parlare loro, perché vi ho fatto intristire, emozionare, mettiamone uno che ci fa fare una grande risata. E ditemi al volo, dopo che avete visto questo, qual è la regola di questo? Oh, Diego! Ui. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Man Care foi. Que regola é stata usada qua? Quale? Surprise. Throwing a surprise, ma questo è anche uno degli esempi, poi ne potremo far vedere tantissimi di musica. Questo video dall'inizio ti cattura con la musica, poi ovviamente ci fa sorridere, è divertente, eccetera. Io adesso passo la parola a Francesca, che ci racconta perché alcune delle regole che vi ho appena detto non sono più vere. Vai Franci, divertiti proprio. Questo? Ok. Anche se vuoi passare con questo. Ok. Saluto innanzitutto. Parto dicendo, dimenticatevi tutto quello che ha detto Andrea, o meglio, provate a immaginare che le 10 regole d'oro, parte di esse, debbano essere sintetizzate in pochissimi secondi. Questo perché vi parliamo di Instagram e di Vine. Sono due app che immagino conosciate tutti. Instagram, Vine. Sono due app di instant video sharing, Vine è di proprietà di Twitter, è stata lanciata l'anno scorso e ha circa 40 milioni di utenti. È un'app molto veloce, semplice, essenziale, che consente di caricare e condividere contenuti video che hanno una durata massima di 6 secondi e che vengono poi riprodotti in loop. Considerate che Vine è stata l'app che non fosse un contenuto, che non fosse un gioco, più scaricata del 2013. Da qui appunto potete capire l'importanza di questo fenomeno. Considerate che un tweet che contiene un link di Vine ha un tasso di condivisione che è 4 volte superiore a quello di qualsiasi altro contenuto video online. La risposta di Facebook chiaramente non si è fatta attendere, infatti sapete tutti che Facebook ha acquistato Instagram e dall'anno scorso, infatti dal 2013, è stata introdotta la possibilità con Instagram di realizzare e condividere contenuti video di una durata massima di 15 secondi. Chiaramente gli utenti sono molto più elevati proprio perché si partiva dall'utenza di Instagram, che era utilizzata chiaramente per le immagini, ed è stata introdotta appunto questa possibilità, con la possibilità poi infatti di utilizzare tutti i vari filtri che già conosciamo. Chiaramente l'esplosione, la diffusione di queste due piattaforme ha fatto sì che tutti i brand del mondo si interessassero a questo fenomeno, tanto da introdurre la pianificazione di questi contenuti video all'interno delle proprie strategie digitali. L'errore che chiaramente non bisogna fare è ragionare sul fatto che si tratta di video molto brevi e quindi che non, dove non ci deve essere uno storytelling e non, possono essere anche video non di qualità.
Nulla di più sbagliato, considerate che gli utenti che stanno su Instagram e su Vine sono utenti che sono abituati a fruire ogni giorno di tantissimi contenuti video, quindi per far sì che poi il video diventa virale, chiaramente deve essere un video di qualità. Bisogna quindi rivolgersi ad agenzie creative che fanno questo di mestiere, e quello che poi si è verificato è che più costrizioni si danno ai creativi, più la creatività esplode. Abbiamo diviso le due app per modalità di utilizzo, vale a dire che a seconda di quelli che sono poi gli obiettivi di una campagna digital, si può utilizzare Vine e si può utilizzare Instagram, chiaramente l'una non esclude l'altra. Diciamo che Vine è utile soprattutto qualora bisogna promuovere dei nuovi servizi o dei nuovi prodotti, cosa che ha fatto per esempio Revlon, che ha realizzato un Vine per descrivere appunto la nuova gamma di prodotti di luci da labbra. Chiaramente la forma molto breve non fa altro che scatenare la curiosità dell'utente che va a cercare altre informazioni online. Un altro utilizzo è quello legato all'interazione diretta con i propri utenti. Una cosa molto carina che ha fatto Toyota, ha chiesto ai propri utenti e ai propri clienti di mandare dei tweet dove potevano fare tutte le domande relative alla nuova gamma di auto, e la risposta arrivava proprio dalle persone di Toyota tramite la realizzazione di un Vine. Utilizzo utile anche, utilizzo legato anche all'interazione immediata con i propri clienti. ASOS, che è un e-commerce molto famoso di abbigliamento, e che ha chiesto ai propri utenti di realizzare dei Vine a ricevimento della spedizione. Utile Vine anche nel caso di tutorial. Immaginate, Oreo ha realizzato una serie di tutorial di mini video guide dove si spiegano diversi utilizzi del prodotto. Può essere utilizzato per realizzare altri dolci, per bevande al gusto di cioccolato, e quindi insomma si sono create queste pillole che sono state poi diffuse sul web. Secondo noi l'utilizzo più interessante di Vine è legato alle campagne teaser, vista la brevità dei contenuti. Abbiamo seguito una campagna per il lancio del profumo di Katy Perry che prevedeva un primo flight dove è stato distribuito il video di Vine, dove venivano ripresi i frame più interessanti della campagna, e in un secondo flight appunto è stato distribuito il contenuto, il video intero. Detto questo, poi c'è Instagram, come vi dicevo, la durata di massimo 15 secondi, è un formato sicuramente meno innovativo di Vine, parliamo di 15 secondi, quindi un formato molto simile al pre-roll già visto online e magari al formato di spot TV, quindi si utilizza chiaramente per campagne promozionali più elaborate, come questa, è un'azienda che produce abbigliamento sportivo. O web series basate anche qua su uno storytelling, ma sicuramente è un formato che si presta per campagne molto simili a quelle TV. Nike ha realizzato questo Instagram per la maratona femminile, che era appunto da loro sponsorizzata. Quindi quello che succede è che alle regole che vi abbiamo descritto prima per contenuti chiaramente più lunghi si vanno ad aggiungere invece delle regole specifiche per questi formati molto più brevi. Riduce e comprimi. Abbiamo solo 6 secondi a disposizione, quindi chiaramente bisogna ragionare fuori dagli schemi ed eliminare tutto ciò che è superfluo alla comprensione del messaggio finale. General Electric ha realizzato questi video Vine dove in 6 secondi si danno pillole di fisica e di chimica. Pianifica e stupisci, nulla deve essere lasciato al caso, tutto va elaborato, pensato, ci deve essere uno storyboard di base, e una delle tecniche utilizzate è sicuramente il colpo di scena finale per attirare l'attenzione dei propri utenti, come il caso di questo Vine, molto carino. Come vedete sono molto brevi, quindi deve essere tutto raccontato in pochissimi secondi. La tecnica del loop, come sapete, una peculiarità di Vine è proprio la riproduzione in loop del video, quindi perché non giocare in maniera creativa con questo, come ha fatto
come è stato realizzato con questo video. Chiaramente adesso si blocca per via del, insomma, della registrazione, però va avanti il loop e insomma si può giocare con questi, con queste peculiarità di Vine proprio per rendere la storia più lunga e più interattiva. Stop motion, sia Instagram che Vine consentono di interrompere e riprendere la ripresa più volte. Questo fa sì che utilizzando la tecnica dello stop motion, come ha fatto, cito un nome, Megan Cignoli, è una Vine star che ha realizzato diversi Vine ed è super corteggiata dai più grossi brand di fashion e del lusso, utilizza questa tecnica per appunto creare storie più articolate. E poi non ci stancheremo mai di dirlo, se content is the king, distribution is the queen, la nostra regina che vi racconta chiaramente come una volta realizzato un contenuto video va distribuito nei canali giusti per garantire il massimo effetto virale. Prima di passare la parola a Jacopo, però vi lascio con il video di Airbnb che ha realizzato... Chi di voi conosce Airbnb? Che è anche sponsor, vedo lì, immagino tutti... È appunto è un portale che consente appunto di prenotare camere e abitazioni private in tutto il mondo. Ha lanciato questo contest ai propri utenti, dando delle indicazioni creative, ha chiesto ai propri utenti di realizzare un Vine che raccontasse quello che era per loro l'esperienza del viaggio. Questi Vine sono stati poi raccolti, montati dall'agenzia creativa e ci fa piacere dire che un contenuto creato dagli utenti e che nasce dal web è stato poi utilizzato per la diffusione sul mezzo più tradizionale, la TV. E come avrete capito, ognuno degli utenti ha realizzato un piccolo Vine, poi li hanno assemblati tutti insieme e l'hanno fatto diventare un brand content. E l'idea era racconta la tua storia, perché hai BBB, è figo, eccetera. C'è una sorpresa alla fine del video, ma non ve la facciamo vedere perché il video è 4 minuti. Vi lasciamo a metà, nel caso poi ve la cercate, tanto il video è facilissimo, ce lo chiedete e ve lo mandate, giusto Franci? Esattamente, e lasciamo la parola alla regina. Grande. Ciao a tutti. Allora, io sono qui per parlare di distribuzione. Andrea e Francesca hanno parlato di contenuti e hanno parlato di video. L'altra parolina magica che deve venire automatica dopo queste due deve essere mobile. Inizio facendovi una domanda: chi di voi ha un mobile Apple? Chi di voi invece un Samsung? Ecco, ok, dopo scoprirete perché vi ho fatto questa domanda. Allora, parliamo di mobile nell'ambito della distribuzione di contenuti video. Perché? Perché in Italia soprattutto proprio la fruizione di contenuti video su device mobili sta avendo un boom pazzesco. Questo è il grafico che ci fa capire la proiezione tra il 2013 e il 2017 della fruizione proprio di contenuti video tramite mobile. Si capisce bene che è un fenomeno che chi investe, chi fa di internet un mezzo, diciamo, strategico per la comunicazione, non può non tenerne conto. Vi faccio vedere un altro dato interessante più specifico sull'Italia. Sono stati analizzati il numero di utenti che hanno guardato un video da dispositivo mobile nel secondo trimestre 2013 rispetto al 2012 e il dato ci parla di un più 124%, per cui diciamo che il trend di crescita è chiaro. Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che è, diciamo, più propenso alla fruizione di contenuti video su digital, per cui su internet, e questo stesso fenomeno sta avvenendo appunto anche su mobile. Abbiamo visto come la fruizione di contenuti mobile su telefonini, su smartphone, diciamo cresce. Ma perché cresce? Cresce in realtà perché cresce
tutta la fruizione di contenuti digitali, quindi video e non, tramite device mobili, per cui smartphone e per cui anche tablet. La cosa interessante che ci fa vedere questa slide è che cambia veramente la fruizione di internet, cioè internet non è più un mezzo che è associato, diciamo, al desktop e al computer classico, ma è un mezzo che si sta diffondendo e che sta crescendo principalmente grazie alla fruizione tramite smartphone e tablet, tra l'altro cosa ancora più vera nei paesi in via di sviluppo sicuramente. Ci sono altre due cose interessanti che ci fa capire questa slide: il fenomeno delle smart TV e il fenomeno dei wearables, che sono per esempio gli Google Glasses o comunque tutti quei diciamo computer che si possono anche indossare. Quindi cresce, il trend della crescita dell'accesso a internet è sicuramente trainato da telefonini, ma quali sono le aziende poi che si impongono, no, in questo mercato? Vi facciamo vedere questa slide perché si scoprono cose interessanti soprattutto per, diciamo, noi occidentali. In questa sala c'erano sicuramente più possessori di un telefono Apple piuttosto che Samsung o altri, però come vedete in realtà nel resto del mondo non è così. Cioè la Samsung si sta diffondendo in una maniera veramente vertiginosa, oserei dire, proprio perché Samsung è leader in quei mercati che sono in via di sviluppo, come per esempio la Cina, uno su tutti. Vi faccio anche notare una cosa, vedete il trend di crescita di Apple e di tutte le altre case che producono, diciamo, no, smartphone. Vedete che ci sono dei picchi, è una crescita un po' schizofrenica, quei picchi sono i lanci di nuovi device, per cui in realtà è una crescita un po' drogata, diciamo, no, da questo fenomeno. La crescita di Samsung è molto più organica e più costante, proprio perché deriva dall'essere leader di settore nei paesi dove lo sviluppo, nei paesi in via di sviluppo, per cui dove l'accesso a internet è sempre più richiesto. Quindi Samsung, quindi ovviamente Android, che è il sistema operativo su cui si appoggia la Samsung. Android, grazie a questa partnership, e quindi Google, grazie a questa partnership, si stanno veramente imponendo in tutti i principali mercati, soprattutto in quelli in via di sviluppo. C'è però un problema connesso, diciamo, proprio alla diffusione di questi device, che è l'eccessiva frammentazione del mercato. Lo si vede benissimo da questa slide. In questa slide ogni rettangolo colorato rappresenta un sistema operativo e un modello. Vedete che è abbastanza un delirio. Immaginatevi per un advertiser cosa potrebbe voler dire pianificare su tutti questi sistemi operativi. E allo stesso tempo immaginatevi che cosa può voler dire per un publisher, quindi per un editore, per qualcuno che ha un sito, un blog, qualsiasi cosa, cosa vorrebbe dire adattare il suo sito a tutti questi diversi sistemi operativi. In realtà ci viene incontro, diciamo, l'evoluzione tecnologica. Esistono delle tecnologie appunto che ci aiutano a ottimizzare sia la fruizione di siti, sia la fruizione diciamo, l'erogazione di creatività pubblicitarie. I publisher si avvalgono per esempio del cosiddetto responsive design, che è una tecnologia appunto che consente di ottimizzare il sito o comunque il canale in base proprio alle dimensioni dello schermo e alla tipologia di sistema operativo. In questo modo un publisher si fa un M-site che poi verrà erogato in maniera ottimizzata in base alle dimensioni dello schermo e tutte queste altre caratteristiche. Lato invece advertiser, ci sono delle tecnologie come per esempio il device agnostic che consente appunto di creare delle creatività che si adattano automaticamente in base alla tipologia di sistema operativo e in base alla tipologia di schermo. In questo modo diciamo che l'evoluzione tecnologica aiuta ovviamente a cogliere tutte quelle che sono le potenzialità dietro alla diffusione di smartphone e tablet, nonostante appunto il problema della frammentazione. Abbiamo parlato di smartphone, ma è obbligatorio parlare anche di tablet. I tablet sono sicuramente un fenomeno più giovane, esistono da meno tempo rispetto agli smartphone, ma si stanno assolutamente imponendo. Questa slide ci fa capire come si stiano addirittura sostituendo quasi ai PC, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo extra lavorativo. Da quando i tablet esistono la diffusione dei PC è in calo, mentre appunto cresce quella dei tablet, e questo vuol dire che i tablet cannibalizzano il PC. Questo vuol dire anche che per esempio se a un utente, a un privato, si rompe il PC con cui non lavora, oggi probabilmente lo sostituisce con un tablet e non con un nuovo PC.
proprio perché il tablet è più semplice da usare, si connette in maniera più immediata e via dicendo. Tutto questo per dire cosa? Per dire che noi lo diciamo sempre alle persone, agli advertiser, ai clienti a cui ci rivolgiamo, che oggi pensare a una strategia di comunicazione che non preveda l'utilizzo di mobile e tablet non ha veramente più senso. Noi consigliamo per ogni attività, diciamo che almeno il 30% diciamo, dell'investimento deve coprire il target smartphone e tablet, proprio perché gli utenti stanno oggi anche lì e soprattutto lì, oserei dire. Vi vorrei far vedere un'altra cosa. Allora, tutti questi numeri che abbiamo visto non sono, diciamo, numeri così astratti che poi non nascondono delle potenzialità e delle occasioni. Ci sono poi delle realtà concrete, delle aziende che nascono e che fanno un sacco di soldi anche puntando appunto sullo sviluppo di queste nuove tecnologie. E adesso vi parliamo proprio di una di queste. Vi parliamo di una di queste nuove realtà facendo un giochino. Allora, parliamo di foto quindi caricate e condivise anche appunto tramite smartphone. Queste percentuali rappresentano i volumi di foto caricate dalle principali per giorno, dalle principali piattaforme appunto di condivisione foto. Dovete indovinare a chi si riferiscono quelle percentuali. Ok, ci sono 2,46%, un 1%, un 7%. Partiamo dal 46% in blu, secondo voi? Cioè, il blu secondo voi chi rappresenta? Ok, questa era facile. Facile. 7%? Secondo voi il 7% è Twitter? Instagram, che poi in realtà, vabbè, la stessa cosa, però fai. 1% a chi si riferisce? Flickr? Non siete più così sicuri, E c'è un altro 46%. Quest'altro 46%, che se ci pensate è una percentuale enorme, perché la stessa percentuale di upload che registra Facebook è di Snapchat. Qualcuno di voi conosce Snapchat? Chi di voi c'ha Snapchat in sala e lo usa? Bravissimo. Qualcuno. Adesso Andrea ci spiega che cosa serve Snapchat. Allora ragazzi, chi di voi conosce Snapchat? Snapchat è la simpatica app che il signor Mark Zuckerberg voleva comprarsi prima di comprarsi WhatsApp per 3 miliardi di dollari e i due ragazzetti non gliel'hanno venduta. Adesso mi dispiace per chi ha alzato la mano, ma viene principalmente utilizzata per scambiarsi foto tipo questa. Martina, grazie per la foto. Ma in realtà viene utilizzato, non sto scherzando, per il sexting, cioè perché questa app, se tu mandi le foto, non le puoi memorizzare e spariscono. Sembra una fesseria, ma in realtà ha un pubblico incredibile di teenager. Facebook sta perdendo tantissimo pubblico tra i teenager e quindi, pur di recuperare questo pubblico in maniera quasi disperata, ha provato in 3 tentativi di comprarsi Snapchat. Ora, se voi, io non è che ne frequento molti i teenager americani, ma se voi parlate con degli americani, vi diranno Snapchat. Certo, io uso Snapchat perché non ti permette soltanto di mandare foto che si autodistruggono, ma di fare anche tante belle cose che Jacopo fa, giusto? Tutti i giorni. Esatto. Si sente poco. Jacopo, che fai tutti i giorni con Snapchat tu? Non posso dirlo qua, ma è abbastanza chiaro, vista l'immagine che avevo visto. No, comunque, al di là degli scherzi, sono 350 i milioni di foto che vengono caricati su Snapchat ogni giorno. Cioè, un volume veramente impressionante ed è lo stesso volume che fa registrare Facebook. Questo per dire ancora una volta che le nuove tecnologie, i nuovi trend poi, diciamo così, prevedono anche proprio dei business reali. Cioè, non sono solo delle cose astratte, delle tendenze astratte che non ci riguardano assolutamente. Proprio perché non parliamo di cose astratte, ovviamente le aziende come i Buzzing, che lavorano sul digital e che devono essere poi in grado di cogliere prima degli altri, no, queste nuove tendenze, noi abbiamo sviluppato ovviamente delle creatività che cercano di diciamo così, interpretare al meglio proprio questo cambiamento. Vi faccio vedere uno solo delle nostre soluzioni. Qui forse in questa demo si capisce un po' male. Si tratta sostanzialmente di un formato pubblicitario, un tab trascinabile sullo schermo con cui l'utente, diciamo, può giocare
prima di scoprire poi i contenuti del cliente. Ve lo faccio rivedere su questo video, che dovrebbe essere più chiaro. Ragazzi, sembra una cosa semplice, ma far vedere un video pubblicitario su un telefonino, per quel problema che vi ha fatto vedere in quella slide prima di Jacopo, quella mosaico con tutti quei colori, vuol dire che ogni colore di quello è un tipologia di telefonino differente che Android, ed è un grandissimo mal di testa riuscire a fare una campagna pubblicitaria che si veda bene in tutti quei cosini, e soprattutto che sia una campagna pubblicitaria che non vi rompa le scatole e non sia una roba invasiva. Questa roba qua si basa sulla nostra filosofia, che è quella di CPV o engagement. Il cliente deve pagare solo se qualcuno clicca e guarda il video fino alla fine. Se non clicca, non paga il cliente. E non è così facile, eccetera. Ovviamente qua nella demo non si vede bene, e non volevamo fare una mega marchettata e fare una mega presentazione di Buzzy, però era giusto farvelo vedere per farvi capire che ci sono delle difficoltà, ma ci sono delle opportunità enormi, e bisogna costantemente innovare e sviluppare nuovi formati per riuscirlo a fare. Giusto, Jacopo? Giustissimo. E con questa abbiamo chiuso. Grazie mille, ragazzi. Ci sono domande? Per chi abbia vinto qualche regalo, non so se qualcuno di voi l'ha fatto, adesso vi do il numero di cellulare, no scherzo, vi do l'email di Antonella, che è antonella.lacarpia@buzzin.com, e quindi qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, eccetera, eccetera, è lei. Grazie.